Mi chiamo Fabio Schirru, eh, però il mio lavoro è conosciuto come Tellas. Quello che faccio è cercare di, 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 di raccontare delle storie legate al mondo della natura e a questo continuo rapporto che c'è appunto tra natura e uomo. Per cui a una certa mi sono accorto che quello che stavo andando a fare era semplicemente... Raccontare a modo mio il paesaggio e il posto dove, dove stiamo abitando. Sì, io vengo dalla Sardegna, ma la Sardegna ha un paesaggio è un, paesa, è un paesaggio che cambia sempre. Il sud è diverso dal nord, dal centro. Diciamo che ogni 20 km forse abbiamo un paesaggio diverso. Il paesaggio è un elemento fondamentale della nostra vita, ed è una cosa che, che è, un, è come la nostra società, cambia sempre. E quindi mi sono detto, ok, questa cosa cambia sempre, avrò sempre milioni di possibilità. Non è come dipingere la stessa cosa o come magari è venuto lo, la stencil art, il riportare in strada lo stesso logo ovunque. Quella era proprio una cosa che non mi interessava. Ho sempre detto, ok, oggi voglio dipingere una cosa, domani un'altra. Non mi interessa avere un'etichetta, un logo da portare, da portare in giro ed essere veramente riconoscibile. Beh, in Sardegna abbiamo una cultura del muralismo che esiste dagli anni 70, quindi eh, anche questo ha influenzato non di poco il mio lavoro. Quindi i muri dipinti io li vedo da, da quando sono bambino. E i graffiti mi sembravano un po' la cosa più, più contemporanea, più nuova e più legata alla mia generazione. Però a un certo punto ho detto proviamo a. Proviamo a rappresentare, la, a dipingere quello che sto studiando, quello che mi piace veramente. Non riesco mai a, a dire questo è un lavoro finito, perché è sempre la parte, una parte, uno step di un percorso. Quindi anche part, questo lavoro qua magari è quello che è lo step prima di arrivare a questo e poi magari a questo. Quindi non riesco a dirti quest, questa composizione. È, è venuta fuori per poi alla fine creare questo. Questo è un libro che ho come uno sketchbook, però è composto di piante vere che sono andato a, a selezionare e a prendere nel mio ultimo viaggio in Messico. Queste mi servono per poi attraverso degli step a questa composizione qua la più libera dove io magari inserisco tante di queste informazioni che trovo su questo che per me è uno sketchbook e vado a creare una composizione più più complessa. A volte inserisco dei, dei minerali, delle pietre, eh, della frutta, tutti elementi che fanno parte del paesaggio. Che poi in un altro step, che è questo, un po' più libero. Eh, Risulta quasi una composizione astratta, ma il mio scopo è quello di, di dare a, allo spettatore, a chi, a chi sta davanti a una mia opera, l'idea di natura. Il fatto di disegnare in continuazione mi porta ad, ad andare sulla parete in maniera molto, molto libera. Di conseguenza il lavoro su, su parete è quasi sempre improvvisato. Parto da un piccolo sketch da un, che ha un minimo di progettualità, soprattutto sui colori, ma poi la parte più disegnata, la parte più di segno in realtà è creata al momento, in maniera istintiva. Questo è un libro che, eh, che ho stampato un po' di anni fa, ma è una catalogazione dei miei muri eh, partendo dal 2011 al 2016. Adesso nei prossimi anni sicuramente farò 2016, 2022, 2023, vedremo. Nei miei lavori pubblici eh, utilizzo una parte dei... Dei miei disegni, appunto, dei frammenti per poi andare a creare delle altre composizioni. Il fatto di poter viaggiare mi ha dato l'opportunità di sviluppare il mio lavoro in un certo modo e eh, di conseguenza tutti i lavori sono diversi perché una cosa molto importante in quello che faccio per me è, è creare l'opera per il posto dove, dove sto. Quindi cerco di prendere vari elementi, tra cui i colori, le composizioni. E ogni spazio uh, detta poi uh, l'opera. Di conseguenza, un lavoro fatto a Delhi uh, è diverso da un, lavoro, da un lavoro fatto a Helsinki o a New York. Questo, per esempio, è un lavoro del 2015, quindi di, di sei anni fa, però una certa importanza, cioè torna sempre, sia sul web che anche nelle mie composizioni, questo degradé dal blu al giallo, con i colori del mare, ritorna sempre. È molto importante perché l'ho dipinto a Cagliari, che comunque è come è stato, per me dipingere questa parete è stato un po' come tornare a casa. Di conseguenza la ritengo come un'opera molto importante. Mi piace quando, quando le persone si fermano, ci stanno del tempo, scattano e provano a vederci qualcosa, a trovarci una storia dietro. Mi piace l'idea che le persone riflettano su, su quello che faccio.